Milano, anni 60, due cancelli, due vie, due mondi. In mezzo un vialetto alberato, un limbo, dove a maggio profumano le siepi di piccoli fiori bianchi, che i bambini succhiano come caramelle. In via Masina c'è una latteria, dove una bambina, Anna, che vive in quella via con la famiglia, compra il pane e il latte e ruba caramelle Golia, quelle piccole nere caramelle al gusto di licorizia mentolata, avvolte in una carta cerata con una stella verde stampata. La proprietaria della latteria è la signora Renata, una allegra signora milanese, con le guance rosse e sempre accaldata anche d'inverno. Una mattina di novembre del 1966, Renata era appena tornata dalla visita ai defunti al cimitero maggiore, dove aveva pianto, pregato e pulito sulla tomba del marito Mario e della sorella Maria. E non aveva nessuna voglia di aprire la saracinesca della posteria. Anna era lì che l'aspettava. Allora Renata la fece entrare dal retro e le preparò una cioccolata calda e le volle raccontare una storia. Una storia accaduta nel primo Novecento, in piena prima guerra mondiale, l'esplosione di una fabbrica dove morirono sette persone. Il direttore tecnico, Mr. Hopkins, di 50 anni, originario di Chelsea nello stato del Massachusetts, da tutti considerato una persona generosa e disponibile, competente nel suo lavoro. Il cassiere Emilio Torreggiani, di esperienza riconosciuta di 63 anni, molti dei quali passati alla Boston. Le tre impiegate, Ada Ranzini, di 18 anni, che aveva appena festeggiato il suo fidanzamento. Aveva ricevuto in dono dal suo fidanzato un ciondolo con un intreccio di rose che portava quel giorno. Adele Cambieri, di 20 anni, che progettava insieme al fidanzato di sposarsi entro la primavera. Giulia Slatter, assunta da solo 2 giorni, per questo si sentiva immensamente fortunata, la portinaia dello stabilimento, Margherita Mammoli e sua figlia Maddalena. Il disastro della Bovisa, così titolarono i giornali dell'epoca. Siamo in via Stefano Siccoli, dove è situato lo stabilimento di una ditta americana, la Boston Black & Company, che produce collante speciale per calzature. Il complesso industriale occupa una vasta area accanto ai binari delle Ferrovie Nord Milano-Saronno. Lo stabilimento è servito da un binario per l'approvvigionamento del carburante per merci varie, sia per la produzione della fabbrica, dello stabilimento, della Boston, sia delle industrie vicine della zona. Il complesso è così composto: una bassa palazzina dove risiedono gli uffici direzionali e la portineria. Dietro a questa palazzina un cortile che la separa dallo stabilimento vero e proprio dove lavorano gli operai, magazzini e laboratori. Davanti alla palazzina passa il binario dedicato. Le scorte di carburante vengono immagazzinate sotto alla palazzina, nelle cantine, sotto al cortile. Vengono immagazzinate in questi serbatoi, che sono collegati a dei tubi che, passando dalla cantina, emergono al lato della palazzina verso il binario morto. Il 10 novembre 1916 è giorno di mercato a Bovisa e nella lontana piazza Bausa sono state allestite le bancarelle per la vendita di formaggi, frutta e verdura. La via Stefano Siccoli è distante, ma da lì
passano i carretti degli ortolani che portano dalle campagne vicino la loro merce al mercato. Gli operai della Boss sono al lavoro da parecchio tempo. Il freddo addensa il respiro di una nebbia che si mescola con quella della città che si sta industrializzando. Le ciminiere delle fabbriche vicino buttano fuori un fumo nero e una polvere sottile si appiccica alle cose. Ma tutti sanno qui che lavorare in fabbrica è una passeggiata nei confronti del duro lavoro della terra e che il salario è garantito anche in tempi di guerra. E cosa vuoi che sia? Un po' di nebbia da recarsi i baffi. Margherita, mamma della portinaia, sta preparando la cassola. Sedano, carote e cipolla in un soffritto con verda, salamelle e costine di maiale, il piatto preferito di suo marito Mario, un liberale coinvolto nei morti redentisti e poi morto in trincea il 24 maggio 1915. Sulla parete della cucina un quadretto con una medaglia al valore. Quella mattina lì c'è anche Maddalena, la figlia di Margherita, a casa, sta mescolando sulla stufa economica nel paiolo la polenta. È rimasta a casa da scuola perché deve aiutare la mamma. Ha 12 anni, ma insieme a suo fratello Ugo, di 9 anni, devono controllare che tutto proceda bene. Oggi è il giorno del carburante. È arrivata da Savona la cisterna con 15.000 litri di xilene, un derivato del benzene che serve alla produzione, a far funzionare le apparecchiature della fabbrica. Ugo ha il compito di sorvegliare che tutto proceda bene e che il tubo connesso al bocchettone che collega appunto la cisterna con i serbatoi della fabbrica non sia calpestato. Tutto in un tratto Ugo vede scaturire dal bocchettone delle scintille, poi del fuoco, allora scappa, scampando così all'incendio e all'esplosione. L'esplosione non colpì il carro cisterna che pure prese fuoco, e neppure lo stabilimento e i laboratori, grazie al pronto intervento del capo operaio Angelo Radice, che corse nei sotterranei a chiudere le valvole, isolando appunto il secondo serbatoio. Si salvò anche la signorina Maria Ambrosoli, l'impiegata che in quel momento era al gabinetto di decenza per un impellente bisogno corporale. La detonazione scagliò tutto contro il soffitto. Il crollo inghiottì persone e cose. Tutto divenne un enorme accumulo di macerie, inghiottito in una voragine nel pavimento. Qua si trovarono i soccorritori, gli operai e il direttore della fabbrica vicino, i ferrovieri, il capostazione, i soldati della vicina caserma Villata, anche i pompieri dopo aver spento il fuoco e cercando pietosamente di recuperare delle persone, dei superstiti, trovarono solo i resti di questi. Fu riconosciuta Ada Ranzini per il ciondolo che portava al collo quella mattina, il contabile Emilio Torreggiani per la chiave della cassaforte che aveva appesa alla cintura dei pantaloni. Furono trovate due vere d'oro con delle incisioni di due nomi, Margherita e Mario, e una data, 15 dicembre 1898, una medaglia al valore militare annerita. Fu riconosciuto il corpo di Mr. Hopkins per il suo anello.
Stabilimento sanitario Rossi, unico in Italia che sia stato espressamente costruito per la cura delle malattie mentali e nervose e perciò risponde a tutte le esigenze della scienza e della tecnica. Impiantato nella zona più salubre della città, da cui dista circa 2 chilometri, con facili e frequenti mezzi di comunicazione. Tram elettrico, linea Milano-Turro, partenza Piazza del Duomo, tram a vapore interprovinciale, partenza Porta Venezia, fermata Molino Nuovo-Turro. Si estende su un'area di circa 45.000 metri quadri e consta di 3 grandi padiglioni per la cura, di un padiglione per i servizi generali e di un padiglione per le abitazioni dei medici residenti. Guida di Milano del 1910. Stabilimento sanitario Rossi, così era chiamato ai tempi, in onore del suo fondatore, il signor Andrea Rossi. Poi, nel 1916, l'istituto cambiò il nome e venne chiamato Ville Turro. A quei tempi Turro neanche faceva parte del comune di Milano, era un comune a sé stante. E nel 1918 il quartiere Turro venne inglobato all'interno di Milano. Era 100 anni fa e allora Milano poteva fregiarsi di ospitare il fiore all'occhiello della psichiatria italiana. Lì dentro, a Ville Turro, vi erano un reparto per le malattie mentali e uno per le malattie nervose. I degenti, quelli più tranquilli, erano separati da quelli più agitati. E poi c'erano camere e appartamenti separati per i due sessi. E vi era anche un salone comune. E poi vi era una sala per il biliardo, una sala per il pianoforte, una sala per la musica e i bagni di luce. E tutto attorno i giardinetti. Una cosa, in mezzo a tutta quella sofferenza, era comune e tangibile, ed era l'appartenenza, la collettività, il senso di essere un noi, che fuori da lì non si poteva costruire, perché fuori la società non era società, era frammentazione. Fuori i matti erano matti, tutti uguali, senza distinzione. Fuori la gente non si guarda. E invece i matti si guardano e come, si guardano tra di loro e guardano tutto. Prendi la farmacia, per esempio. La farmacia è la fila per le medicine. Tutti ordinati, ci si mette in fila uno dietro l'altro e si aspetta il proprio turno per avere la propria pillola, che non è né rossa né blu, è bianca. Lì, in fila, ci si racconta la vita. In posta questo non succede, in posta si sta zitti o tutt'al più si litiga. Ecco, la farmacia invece è un bel gracidare. C'è il finanziere. Il finanziere non ha né un nome, né un cognome, né un'età. Il finanziere ha il suo lavoro e te lo dice subito, appena si presenta. Io finanziere sono. Il finanziere vuole sapere da tutti quale medicina prendono. Poi lui non ascolta la risposta, perché tanto la risposta ce l'ha già. Litio. Quando il finanziere si mette in fila, c'è già lì la Daniela. La Daniela deve essere la prima a mettersi in fila davanti alla farmacia. Lei è già lì alle 20, anche se la farmacia apre alle 21, non interessa, perché poi almeno la Daniela se ne va in sala comune e si gode la serata per bene, perché poi alle 22 bisogna essere in camera, alle 22:30 spegnere la luce. Tu, Daniela, cosa prendi? Risperidone. Ah, litio è. Ma il risperidone non è litio. E difatti la Daniela gli dice no, non è litio. Ma quello via come un mulo, è litio è. E tu, Giuseppe, cosa prendi? Clonazepam. Ah, litio è. No, clonazepam è un antiepilettico. Antiepilettico, ma sembra litio, eh?
quando tutti si è fatta la fila e si è presa la medicina, si va in sala comune. In sala comune c'è una zona dedicata ai giochi da tavolo, a giocare a carte, a conversare, e poi una zona con i divanetti. Ci sono questi bei divanetti blu, tutti davanti alla televisione. Per scegliere che programma guardare, lo si fa il giorno prima, durante il pranzo o la cena precedenti, e si sceglie per alzata di mano. Di solito c'è sempre la maggioranza assoluta. Bene, siamo nel novembre del 2017. Nel novembre 2017 la nazionale italiana di calcio si deve qualificare per i campionati mondiali di Russia 2018. A settembre gli azzurri di Ventura hanno preso 3 gol dalla Spagna. Poi hanno fatto delle partite in cui hanno realizzato proprio il minimo sindacale. Insomma, ogni volta ci si aggrappava alla possibilità successiva. A un certo punto le possibilità finiscono e resta solo la Svezia. Partita di andata, 10 novembre 2017, e la partita di andata non va. Si punta tutto sulla partita di ritorno. La partita di ritorno passa da Milano. Sì, la strada che porta a Russia 2018 passa da Milano, da San Siro, che è lo stadio dove l'Italia non perde mai. E visto che la via per Russia 2018 passa da San Siro, e dato che San Siro si trova a Milano, e visto che dal 1918 ormai Turro fa parte di Milano, i turrini non possono esimersi dal partecipare a questa grande cerimonia mediatica. Si chiede una deroga. Si chiede una deroga per poter stare in piedi fino a tardi a vedere la partita, perché non si può andare a letto alle 22 e dirsi ciao ciao, buonanotte, con la partita ancora in corso. Bisogna trattare. Trattare con infermieri, infermiere, educatrici, educatori, dottori, dottoresse, con tutti quanti, tutto il personale sanitario. Perché noi vogliamo vedere la partita, tutta la partita. Il primo, vogliamo vedere il primo e il secondo tempo. Noi vogliamo stare su anche supplementari e vedere, vogliamo vedere supplementari, tutti e due i tempi dei supplementari, anche calci di rigore. Noi vogliamo stare su fino alle 23:30, perché se ci sono i calci di rigore fino alle 23:30, fino alle 24. Alle 24 noi stiamo su fino a mezzanotte. novembre 2017. A San Siro scendono in campo 11 eroi. Come siete belli, siete tutti noi, siete la nostra speranza, siete il futuro, sì. Quanto ci vorrebbe una birra adesso, una birra, sì. Ecco, a questo non sono ammesse deroghe, gli alcolici qui non entrano, però tutte le sere si beve la camomilla che viene servita dentro a tazzine di ceramica bianche. Questa sera le tazzine di ceramica bianche non ci sono, ma ci sono dei bei bicchieroni di plastica, quei bicchieroni che ti danno anche tipo d'estate, alle feste estive, alla festa della birra, alla festa dell'unità, alle feste di paese. Ecco, con dentro la birra, solo che qui non c'è dentro la birra, c'è la camomilla. Facciamo un brindisi, che in Russia si va. Beh, come li vedi?
come li vedo, sono tesi, tesi. No, beh, sono emozionati, sì, ma che fate? Dovete prenderlo il campo, non chiudervi, prendere il campo. Camomilla. Bene, dai, guarda immobile, cosa? No. Sì, ma non ti preoccupare che poi lo fanno, stanno prendendo le misure, devono capire che strategia adottare. E Bonucci? Come lo vedi, Bonucci? Ah, Bonucci. Bonucci è un eroe. Guardalo, sta dentro, anche se sta male. Continua, lui va avanti. Già. Oh, guarda! Parolo! Alto! Ok, ma va bene così. Va bene così perché adesso loro lo fanno un gol e bisogna avere fiducia, speranza, sì, perché tanto ne basta uno, di gol. Uno solo ed è fatta. Uno. Un solo gol, dai. Dai. Ottavo minuto del secondo tempo. Vai! Palo. Giusto così. Si fa del pressing. Tredicesimo minuto, Immobile, mette in mezzo, riceve Chiellini va, Chiellini, Olsen, para. Para, va bene così. Certo che Bonucci, se sta male esci, no? Vai. Ok, adesso lo fanno. Quanto manca? 11 minuti. Va bene, sì, tanto ne basta uno, un gol solo, uno, basta, e poi è finita lì. Ok, guardali. Quanto manca? 5 minuti. Ma come 5 minuti? 5 minuti di recupero, ma con tutto il tempo che hanno perso questi... Ok, va bene così, ragazzi. Ora tutti, uno dietro l'altro. Ma che fa quello? Zoppica! Oh, Bonucci, se sei male esci, no? Guardali, vai, Immobile! Niente. Parolo! Niente. Chiellini. C'è Florenzi. Ragazzi, c'è Florenzi. Florenzi. Quanto manca? 2 minuti. Va bene, 2 minuti. Guardalo. Guarda Chiellini. Ultima azione. Ti prego. Chiellini, vai. Triplice fischio dell'arbitro. La partita è finita. E anche la camomilla. Certo che... Che roba. Qualcuno prende, se ne va a letto così, senza dire neanche buonanotte. Luigi sta lì seduto, con la testa tra le mani. La camomilla è solo camomilla ed è pure amara. Potevi farlo quel gol. Potevi farlo. Un gol solo, per poter stare insieme ancora un po', una sera. Sì, lo so che fuori di qui queste cose non contano niente, è solo una partita di calcio, dei tipi che seguono una palla, ma qui è diverso. Qui
Vuoi mettere la camomilla dentro a dei bicchieri di plastica? Vuoi mettere andare in cortile e fumare tutti insieme, vicini, vicini? Vuoi mettere stare svegli fino a mezzanotte, fino alle 24? Vuoi mettere andare fuori e abbracciarsi e darsi le pacche sulle spalle e sentire quel santo calore umano? Vuoi mettere? Per noi questa partita era tutto. Era ossigeno per il nostro cervello. Era il nostro litio. Arrivederci, eh. Per mettere insieme tutta questa montagna abbiamo bisogno degli inglesi e americani. Lui che mi stanti bombe la vergogna, noi spurte sangue, il top del nostro Milano. Cantava Nanni Svampa, autore Nini Rosso. Per mettere insieme questa montagna abbiamo avuto bisogno degli inglesi e americani che ci hanno bombardato allegramente. Loro erano belli contenti di farlo. Noi invece ci siamo ritrovati la nostra città disastrata, piena di macerie, e per cui abbiamo dovuto rimboccarci le mani e liberarla. Appunto per questo motivo nel 1945 noi abbiamo fatto una raccolta fondi, siamo arrivati all'incirca a 1 miliardo di lire, e una parte sono stati destinati per liberare la nostra città. Per cui tutto ciò che era distrutto per le strade della città, balconi, sedie rotte, materassi senza letto, letto senza materassi, tavoli, di tutto c'era. Per cui abbiamo dovuto raccogliere tutte queste macerie e destinarle da qualche parte. È stato deciso appunto il Monte Stella, che per noi tutti milanesi viene chiamata la montagnetta di San Siro. Io l'ho conosciuta a 12 anni, sì, perché nel pomeriggio invece di studiare venivo qui a giocare con il mio amico Gianni. Vedevo dalla parte opposta dell'autostrada, in ingresso e in uscita, la montagnetta. Sentivamo anche a volte dei colpi di fucile, sì, perché c'era il poligono di tiro. A volte attraversavamo la strada, un po' come degli imbecilli, perché chiaramente era pericoloso, e ci trovavamo alla montagnetta. Lì trovavamo di tutto, in pratica. Pezzi di motorino, marmite, pezzi di macchina, di tutto, anche materiale molto pericoloso. Lì ho anche scoperto le cose che venivano chiamate sporche. Trovavamo un ragazzo e una ragazza che si abbracciavano e si toccavano da tutte le parti, donne che vendevano il proprio corpo, e per non farci mancare nulla c'erano anche uomini di una certa età che guardavano. I guardoni, appunto. Lì ho anche scoperto una cosa che non avevo mai visto. Una specie di palloncino prima di essere gonfiato. Il mio amico Gianni, molto più smalizzato di me, mi disse che cos'era e a cosa serviva. Il preservativo. Con Gianni quante ore abbiamo passato insieme? Ricordo che per venire alla montagnetta passavamo da dei giardinetti dove c'erano delle ragazze, tra cui avevamo adocchiato Caterina e Barbara, e noi facevamo gli stupidi per cercare di abbordarli. Eravamo riusciti a capire dove abitavano, per cui alla sera andavamo a cantare sotto il loro balcone e le loro finestre.
cantavamo Piccola Katie, Tanto voglia di lei, ed è pur Mi sono scordato di te. Questo è un pezzo fortissimo perché aveva tutto l'inizio musicale. E noi lo facevamo cantando, quindi proprio dei pazzi, si direbbe oggi a cappella, ma non eravamo un granché. Tant'è vero che i vicini si affacciavano e dicevano «Basta! Non ce la facciamo più, finitela! Chiamiamo la polizia!» Quando eravamo qui alla montagnetta, raccoglievamo delle bottiglie di vetro che portavamo al supermercato. Loro ci davano dei soldi per il reso. Questi soldi noi li utilizzavamo per comprare delle figurine di calciatori. Ricordo che quando ci siamo conosciuti io e Gianni in quinta elementare, lui già faceva la raccolta delle figurine. Io no, non potevo permettermelo. Un giorno gli sparirono. Io lo aiutai a cercarlo, ma non le trovammo. Molto tempo dopo, quando io ero già sposato e padre di una bambina, io e mia moglie aspettavamo un bambino, lo incontrai a casa di un nostro amico e gli dissi che ero stato io a prendergli le figurine. Non ci fu nessuna reazione. Quella fu l'ultima volta che lo vidi. Un abbraccio, un ultimo bacio, sì, perché Gianni a 35 anni morì di AIDS. Questo successe perché lui frequentò una scuola media che distava dalla mia scuola media di 500 metri, sì. Per soli 500 metri la sua vita ha preso una strada sbagliata. La mia era una scuola media normale, mentre la sua, diciamo che non era poi così tanto normale, perché era frequentata da ragazzi che spacciavano droga, delinquenti, e lui è rimasto invischiato in questa storia brutta, per cui l'ha portato a morire a 35 anni di AIDS. Questa scuola che si trovava in via Emilio Bianchi, difatti, nell'arco degli anni è diventato un punto di spaccio per tutta la città di Milano. Talmente grande è stata la questione che si è dovuto intervenire con agenti in antisommossa e elicotteri per liberare quella zona lì. Ah, Gianni, adesso non puoi più camminare con me e vedere cosa è diventato il Monte Stella, la montagnetta di San Siro. Forse avremmo ancora potuto giocare in quel campetto ai piedi della montagnetta. Due contro due portiere volante, risultato finale 20-3 contro il duo napoletano, e discutere per un gol fatto o non fatto. Gianni, ai piedi della montagnetta di San Siro è stata creata una zona intitolata il Giardino dei Giusti, dove ogni anno viene piantato un albero e un ceppo di pietra con sul nome di persone che si sono battuti contro l'ingiustizia e contro la tirannia. Per te pianterò un albero che fa i frutti color oro, che i bambini possano cogliere e mangiare. La montagnetta, oggi Gianni, è un luogo di pace,
riflessione e bellezza, nonostante tutta la storia tragica della città e i miei ricordi sotto la montagnetta di San Siro.